Il cuscino del sacerdote. Storie di fede. Salve a tutti. Oggi vi voglio raccontare una bella storia intitolata Il cuscino del sacerdote. C'era una volta una donna a cui non piaceva per niente quello che il vecchio sacerdote aveva da dirle. Arrivò il giorno in cui non riuscì più a sopportare le parole del suo pastore. Sapeva che era tutto vero, ma la irritava tanto. Allora cominciò a raccontare in giro tante storie false e cattive sul sacerdote, per mettere tutti contro di lui con i suoi pettegolezzi. Tuttavia, più ne diceva, più si sentiva triste. Cominciò a pentirsi delle menzogne dette. A un certo punto non ne poté più. In lacrime si recò dal sacerdote per chiedergli perdono e disse: «Ho raccontato tante bugie su di lei, per favore mi perdoni». Il sacerdote non rispose subito. Sembrava immerso nei suoi pensieri e in preghiera. Alla fine disse: «Sì, ti perdono, ma prima devi fare una cosa». «Che cosa devo fare?» chiese lei un po' sorpresa. Rispose lui, guardandola negli occhi: «Vieni con me in cima al campanile e ti farò vedere. Prima devo prendere qualcosa dalla mia camera». Il sacerdote tornò con un gran cuscino sotto il braccio. La povera donna riusciva a stento a nascondere la sua sorpresa e la sua crescente curiosità. Sempre più perplessa, riusciva a stento a trattenersi dal chiedere a che cosa servisse il cuscino e perché stessero salendo in cima al campanile. Comunque rimase in silenzio finché, un po' affannati, raggiunsero la cima. Il vento soffiava dolcemente attraverso le grandi finestre. Dal campanile si vedeva tutta la campagna che circondava il paesino. Improvvisamente, senza una parola, il sacerdote strappò la fodera del cuscino e buttò le piume fuori dal campanile. Il vento e la brezza portarono le piume dappertutto, sui tetti, per le vie, sotto le macchine, sugli alberi, nei cortili dove i bambini stavano giocando, sulla strada, sempre più lontano. Il sacerdote e la donna guardarono a lungo le piume che ondeggiavano nel vento. Poi lui disse: «Ora voglio che tu vada a raccogliere tutte le piume». Con il fiato mozzo la donna disse: «Raccogliere tutte le piume? Ma è impossibile!» Disse il sacerdote: «Lo so. Quelle piume sono come le bugie che hai detto su di me. Non puoi fermare quello che hai iniziato, anche se sei pentita. Quanti peccati possiamo commettere con la nostra lingua? Dalle parole oziose, vacue, inutili, alle ben più gravi bestemmie contro il nostro creatore e maledizioni scagliate contro il prossimo. Dalle parole di vanità e di orgoglio, alle maldicenze recenti, un grave danno alla reputazione di chi ne è vittima, magari senza ci sia un motivo giusto per farlo, tranne quello dell'invidia o del malanimo. Peggio ancora, le parole di calunnia, ossia pronunciare il falso a danno del prossimo,
giudicandolo e condannandolo a causa del nostro pregiudizio, macchiandoci così di un grave peccato contro la verità e la carità. Il cristiano che spettegola in realtà non ama gli altri. Ricorda, puoi spegnere un fiammifero, ma non il grande incendio che un fiammifero può causare. Meditate, gente, meditate. Il buon cristiano cerca sempre di coprire gli altri, non di divulgare le menzogne, le bugie e le maldicenze. Riflettete prima di farlo, perché sono tutti peccati che avremo sul nostro animo. Grazie per l'ascolto di questa storia. L'incensiere d'oro vi saluta, vi dà appuntamento al prossimo video e vi ricorda sempre di ricordarmi nelle vostre preghiere. Io pregherò per voi. Grazie.